sacrificio di Innovation Lab per me è stato accettare i feedback. Noi siamo andate lì a raccontare la nostra idea e dopodiché inizi a vedere mille mani alzate di gente che ti dice questo non va bene, questo come lo fate, aumentano tutti i problemi che tu già avevi in testa, e il non poter rispondere è una cosa che proprio ti dà fastidio, perché tu vuoi dire no perché questo avevo pensato così e quest'altro cos'è, invece no, devi accettarli e basta, e sulla base di quelli costruire un pitch futuro che risponda alle domande di tutti. Non so se arriveremo vivi alla fine tutti quanti, poi se ci perderemo qualche pezzo, oppure dopo questo famoso pitch ci squarteremo. Non succederà un cazzo. Esatto. No, non ce la faccio. Questa è la tensione. 5, 4, 3, 2, 1, 0. A batteria! La gente non può stare, il turista medio che non sa dove cacchio attaccare la batteria tutto il giorno per il museo, sentendo l'audio, vedendo il video, i dettagli. Come lo risolvete questo problema? È per quello che questa roba non funziona. Poi dici a un certo punto our product, alcune metriche su alcune piattaforme di alcuni mondi possibili, di alcuni paralleli, cioè per di che sta a parlare? Cioè mi dà la sensazione che niente sia stato studiato con cura. Niente. Ci può stare che uno faccia una cosa totalmente sbagliata, ok? Ripigliatevi, cioè proprio uscite dal tunnel, vi mettete lì e ricominciate da capo. 3, 2, 1, 0. Mi sono perso qualcosa, cioè io dico là fuori ci sono acquirenti in Cina, Emirati Arabi Uniti, super ricchi eccetera, e cinesi e russi che vengono in Italia a comprare il nostro usato col vomito di mio figlio spiaccicato ovunque, cioè non lo so. Voi non potete raccontarmi la rave e la fava, che ci avete 3000 feature eccetera, io voglio capire qual è il problema. Nobody cares a fucking shit about your features, ok? Everyone cares only about one thing, my problems, ok? Io ho solo questo da dire, problemi me li sai risolvere? Fico. Allora, tutto il discorso della Lean Canvas che vi ha spiegato Augusto, ve la siete proprio presa, buttata nel cesso e non avete, cioè nessuno è uscito da dentro casa sua, dalla sua campana di vetro, per andare a parlare con gente vera, problemi veri, opportunità vere, passioni vere. Sembra che vi siete inventati, vi siete costruito il vostro giocattolo e mo andiamo a cercare il cliente. Okay. Noi vi vogliamo tutti bene. quando le cose fanno veramente cagare e ci incazziamo, ma qui non riesco neanche ad incazzarmi. La tua delivery è stata così convincente e così ben fatta che tutto il resto è caduto in secondo piano proprio, capito? Cioè è veramente la. Io ero convinto, dice, vabbè, non so capito niente solo io, l'altro non credo. Sì, sì. Ti ho detto, vabbè, questa riceverà veramente la corona della supercazzola, la Vanna Marti, perché è pure divertente. 3, 2, 1. Vabbè, qualcuno ha capito qualcosa, chi è che non ha capito come fanno? Chi ha capito che lingua è stato fatto questa cosa? Non credo che tu sia uno speaker. Non credo che tu sia uno speaker per un motivo così plausibile dell'emotività, che quando dire sei nervoso, questo no, ti basta? Io sospetto che tu abbia proprio difficoltà a parlare italiano corretto sotto pressione. Cioè non si capisce veramente una mazza di quello che dici. Ancora una volta, commento per tutti. Non avete capito a che velocità va il mondo? Voi pensate che il mondo va all'italiano, no? Abbiamo tanto lavorato, ma non culo così. Poi se prendi le slide dove c'è la torta, ti accorgi che lì, diciamo, avete deciso di fare proprio i cattivi, no? Perché questi, proprio uno, se lui si è messo lì, uno dice, cazzo faccio a fare diventare matti questi io? E allora ci ha pensato un attimo e c'è un colpo di genio. Ecco,
questa roba qui è fatta con i colori che sono verde acquamarina, verde ventre d'uccello, verde azzurro, verde... Che cazzo ne so? Io sto lì cercando di capire che cazzo è! Mettete rosso, giallo, nero, bianco, no? Come cacchio c'è? Ci vuole l'esposimetro per capire di prezzo. Però, a tutto controlla un po' la voce. Ma è così! Così va, no? E voglio dire, anche quello, stai lì. Come possiamo? E io stavo lì, sono che hai sentito male. Quindi ho alzato gli occhi. E tu hai cambiato lo slide sotto, no? Il motivo per cui devo essere qua è che dovete capire quello che prima ha detto Roberto, cioè comincia a sentire un po' l'investor fatigue. L'investor fatigue è la sensazione che c'hai quando ti parte un pitch e per te non è il primo, ma è l'832 millesimo della settimana. Quindi questa è la sensazione che voi dovete capire, che quando state qui dovete battere. Cioè la grinta, la passione, la... L'energia che dovete trasmettere è per svegliare le persone che si sentono, nella migliore delle ipotesi, come vi sentite ora, adesso voi. Chiaro?